Giornata di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale degli avvocati iscritti al Foro di Teramo. Sono circa 1.200 i professionisti che hanno aderito allo stato di agitazione, in pratica la totalità. Le motivazioni riguardano gli annosi problemi di carenza di organico in tribunale. Nel presidio di Teramo pendono ancora i 2/3 dell'arretrato dell'intero distretto. Vi è il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, c'è il maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni e i tempi per definire una causa civile superano i 1.000 giorni. Un record negativo in Abruzzo, fortemente preoccupato il presidente dell'Ordine Forense, Antonio Lessiani. Il rischio è che di qui a qualche anno si verifichi una tempesta perfetta. Per esempio, adesso siamo il tribunale più grande d'Abruzzo insieme a Pescara. Con la soppressione dei tribunali minori, che è stata prorogata di un anno, cioè Lanciano, Avezzano, Sulmona e Vasto, rischiamo di diventare forse il più piccolo. E quindi io mi chiedo se a fronte di questo, a fronte degli investimenti che saranno necessari anche sulla struttura, che è assolutamente inadeguata, se la scelta sarà quella che è stata fatta ad esempio per la Camera di Commercio, per la Banca d'Italia, per le altre banche sul territorio, cioè verremo accorpati a Pescara o all'Aquila, considerando anche quello che è già avvenuto per i collegi elettorali. Quindi noi come Ordine abbiamo il dovere di lanciare questo grido di allarme che già è stato raccolto, devo dire, da tutte le nostre rappresentanze politiche locali ed anche nazionali. E spero che questo riuscirà a dare i suoi frutti. Attualmente il Tribunale di Teramo nel settore penale può contare solo su 2 magistrati giudicanti. È chiaro che la situazione si presenti particolarmente critica, soprattutto per i cittadini che aspettano giustizia. Attualmente in sede dibattimentale noi possiamo contare su 2 giudici togati, quindi una delle 2 udienze dibattimentali è ormai saltata da mesi. I ruoli monocratici sono ridotti a 2. Pensiamo in queste condizioni che noi abbiamo anche la sfortuna di dover celebrare i processi di competenza della Corte d'Assise necessariamente al dibattimento. Un processo di Corte d'Assise toccherà ai soli 2 giudici che abbiamo, oltre a quelli popolari, richiede per la sua celebrazione tempi lunghissimi.